Buon pomeriggio, un orario inusuale per fare gli incontri con la stampa, ma era un'occasione particolarmente importante per noi per presentare il primo studio tracing dei Visitors e che abbiamo in qualche misura diciamo guidato e voluto fortemente in un rapporto con l'MIT di Boston e in particolar modo con uno dei gruppi più interessanti dell'MIT di Boston, il Sensible City Lab, perfetto, correggimi Filippo, perfetto, che è guidato da un gruppo da un professore, da un giovane professore italiano che si chiama Carlo Ratti e che ha il punto di riferimento in Filippo Dalfiore, anche l'italiano, veneziano d'origine. Perfetto. E abbiamo firmato con loro un accordo nell'ottobre del 2006, andando per la prima volta nella Stellar Room, se non ricordo male, dell'MIT, quindi in uno dei luoghi, dei Sancta Sanctorum dell'innovazione, e la provincia di Firenze ha partecipato a una serie di iniziative assieme al gruppo guidato da Carlo e da Filippo. Io sono molto fiero di questo e il lavoro che stiamo presentando oggi è una parte di questo ragionamento. Accanto a me Fabien Girardin, giusto? Francese? Svizzero, ma perché visto di Girardin invece credo che sia, quindi sì, Girardino è una we have an important soccer player Girardino, but this is another problem for Fiorentina. E alla mia sinistra, accanto a Filippo, lo conoscete, il direttore dell'agenzia per la promozione turistica dell'APT di Firenze, Antonio Preti. Molto rapidamente di che cosa stiamo parlando e poi daremo spazio a Antonio per un momento di saluto e poi a Filippo e a Fabien per la presentazione. Firenze sta discutendo di tante cose, come sempre, per esempio dei flussi turistici. Per esempio l'assessore regionale alla cultura ha proposto di spostare il David perché a suo dire sarebbe utile avere un'occasione nella quale poter allargare i flussi turistici o comunque diversificare il flusso turistico tradizionale. Da un anno e mezzo noi stiamo lavorando assieme all'MIT per individuare degli strumenti che colleghino la tecnologia al flusso turistico, che colleghino la tecnologia alla straordinarietà e alla bellezza di Firenze. E allora attraverso i tag delle foto che vengono inserite su Flickr, Flickr sapete che è sostanzialmente lo strumento per antonomasia in quanto ha capacità di raccogliere le immagini e le foto, credo sia di proprietà di Yahoo se non ricordo male, quindi è di proprietà di Yahoo, è pubblico, chi vuole può lasciarci come tutti voi sapete le proprie foto, attraverso i tag che sono informazioni relative alla foto inserita sul sito su Flickr, è possibile andare a verificare che cosa? Andare a verificare il percorso e gli spostamenti dei turisti che arrivano a Firenze. E allora noi presentiamo un progetto che è il primo, direi per la prima volta questa tecnologia, grazie a questo gruppo di giovani cervelli italiani, non solo italiani ma all'estero, che per la prima volta viene utilizzato e che si presterà, come vedrete, a decine di possibili utilizzi. Noi andiamo a capire quali sono i flussi, gli spostamenti di coloro i quali vanno su Flickr a lasciare le proprie foto e in qualche modo a dare un'indicazione che, come vedrete, sarà leggermente diversa da quelle delle aspettative tradizionali rispetto agli spostamenti dei turisti a Firenze. Quindi di conseguenza oggi noi presentiamo per la prima volta il connubio tra uno strumento innovativo come il bisogno di mettere una foto su internet. Sono 81.000 le foto di Firenze e della provincia che stanno su Flickr e immaginate quanto avrà come possibile espansione questo tipo di attività, e presentiamo questo incrocio tra una popolazione che va su internet, va su Flickr, lascia le proprie foto e la straordinaria bellezza e qualità di Firenze. Presenteremo quali sono i flussi all'interno della città di Firenze, ma allargandoci anche alla questione italiana, tant'è vero che penso che di questo parlerà il direttore Preti. Per esempio noi continuiamo a parlare di Firenze, Firenze e Firenze e possiamo però capire da questo tipo di analisi qual è
la città che viene visitata immediatamente dopo, prima di Firenze, e scopriamo un rapporto molto forte, ahimè piaccia o non piaccia, con Roma, nel senso che è del tutto evidente che il cittadino di Firenze non è che dopo, scusate, il turista che visita Firenze e sa che il 23 gennaio ha fatto una foto al David e l'ha messa e mette la foto di sua e della sua fidanzata sotto il David, ebbene lui, e poi si scopre che il giorno dopo, i tag parlano chiaramente su questo, si scopre che è a Roma piuttosto che a Venezia, piuttosto che in un'altra città. Ma adesso lo vediamo questo. Io mi limito all'ultima considerazione, alla quale però tengo particolarmente perché è stato già oggetto di una discussione. Ovviamente questo è totalmente libero da problemi di privacy, nel senso che le informazioni, non è che noi sappiamo che il signor Antonio Preiti il giorno 22 novembre è stato a Milano e io non posso andare a informarvi su quello che lui sta facendo, perché è stato un argomento anche di discussione questo. È una informazione pubblica che viene trattata in modo anonimo, quindi il flusso degli 81.000, delle 81.000 foto di Flickr della provincia di Firenze vengono trattate insieme. E un'ultima considerazione, davvero questa è l'ultima, è evidente che questo tipo di analisi è un'analisi scientifica, perché di fatto ci pone dei dati che sono dati oggettivi. Probabilmente per il pubblico che usa Flickr è molto legata al mondo giovanile, nel senso, la persona, in realtà poi anche questo apre delle discussioni interessanti. Oggi le macchine digitali consentono di fare essenzialmente tutto quello che si vuole. Tu fai una macchina, fai una foto a un qualsiasi monumento, la piazzi sul tuo, io sul mio sito www.materenzi.it ho le foto su Flickr, per intendersi. È evidente che quindi i tag che vengono utilizzati possono essere resi assolutamente alla portata di chiunque. Bene, ma è interessante questo perché noi presumiamo che sia un pubblico più giovanile a utilizzare questo tipo di attività. Lo dimostrerebbe anche un ragionamento che credo ci farà Filippo più tardi sul rapporto tra Firenze e Pisa dopo l'esplosione, dopo l'apertura del volo low cost, dei voli low cost su Pisa. Vale a dire dopo il fatto che all'aeroporto di Pisa si può arrivare con Ryanair, credo e basta, non credo anche EasyJet, solo Ryanair, però per dare l'idea del rapporto più stretto che c'è tra Firenze e Pisa piuttosto che tra Firenze e Roma, che in questo caso. Ma io mi fermerei qui. Ovviamente da parte mia la soddisfazione, perché questo è un modo molto carino di collegare la Firenze del capitale del passato, la Firenze capitale della cultura e dell'arte, con una delle capitali mondiali dell'innovazione che è senza dubbio l'MIT di Boston. Direi di dare la parola ad Antonio, non so se vuoi parlare ora o dopo, come vai Antonio adesso, e poi diamo la parola prima a Filippo e poi a Fabiano.